verità. Però prima voglio chiederti del film, perché tu hai detto Striscia la Notizia ritornerà presto, anzi possiamo far vedere anche delle immagini sul nostro maxi schermo quando siete impegnati proprio, esatto, al bancone di Striscia. Ma c'è un film che hai finito di montare in questi giorni. Sì, abbiamo finito di fare il montaggio delle immagini, perché poi c'è adesso il mix audio per, sì, e poi c'è la color. La color. E, no, è un film che, ah, vabbè, tra l'altro ho l'onore di avere mio nonno nel film, interpretato da un grande che è Leo Gullotta. Sì, e, ma che bello. Ed è stata un'occasione straordinaria, perché Leo è veramente stupendo in tutto, umanamente ma anche artisticamente. Vero, vero, vero. E poi c'è ovviamente Sergio Friscia che è il mio compagno in questa avventura. Sì. Ed è un film che parla di, cioè, sa di Sicilia ma sa anche di modernità, nel senso che mio nonno fa il puparo. E io per l'occasione ho mescolato due meccanismi di modo di fare il puparo, quello catanese e quello siciliano, perché volevo creare, sì, una via di mezzo, perché in realtà i catanesi sono, i pupi sono molto più grandi, ci sono alcune differenze nel ginocchio che non è snodabile, sì, ma è teso, hanno il mantello. Mentre quelli palermitani non ce l'hanno, e tante altre cose. Ecco, quindi ho creato una crasi, infatti vedo, questa è l'unica cosa, non esiste quel modo di fare i pupari, se non nel mio film mi piaceva fare un modo che mettesse d'accordo tutti. E quindi da un lato c'è questo lato, diciamo, sui pupi, che è molto tradizionale, dall'altra parte c'è il mondo della tecnologia, perché forse in qualche modo, in un mondo gestito da algoritmi, tutti, senza che ce ne accorgiamo, possiamo essere pupi di qualcosa. Bravo, e quindi il film si chiama So tutto di te, e ha questa tematica. Senti, uscita prevista, c'è già una data o ancora è troppo presto per parlarne? No. Senti, ma come l'ha combinato, Sergio? Dire, no. Fermati un attimo, come l'ha combinato Sergio con questa parrucca? Ma perché vestito da Valderrama? Che è Valderrama? No, era il giorno in cui mancava Micaela, la velina, sì, Mora. Ecco, sì, i capelli della velina. Quindi velina in quarantena. E lui, allora, è stato... Dimmi. È nella storia, Friscia, perché nessun conduttore aveva fatto la velina. Cioè, di solito le veline avevano fatto i conduttori, ma il contrario solo Sergio. Allora, data non ne abbiamo ancora, oppure possiamo anticipare qualcosa prima dell'ultima nota vocale? No, ancora no, la data non c'è, è in mano alla distribuzione, quindi quando lo saprò, Salvo, ti chiamo subito e torno. Va bene, così lo presentiamo magari anche dal vivo qui a Catania. Allora, prima di salutarti, dopodomani è la giornata della memoria, quindi, sì, altro grande argomento, esatto, quindi, sì, contro ogni forma di violenza, parliamo veramente proprio della Shoah, di quei ricordi veramente incredibili di quei tempi che speriamo non tornino mai più. E tu hai fatto anche una nota sulla libertà. Ecco, però hai ampliato il discorso partendo dalla giornata della memoria che festeggeremo e che celebreremo dopodomani, il 27 di gennaio. Vai! Vado. Cara memoria, ti mando questa nota vocale perché, come ogni anno, il 27 gennaio è la giornata tua, la giornata della memoria. Noi dedichiamo le giornate alle cose che ci mancano. L'1 gennaio è la giornata della pace, perché purtroppo in questo pianeta c'è dove manca. Il 2 novembre è la giornata delle morte, perché ci mancano. Infatti in Italia il 1 maggio festeggiamo il lavoro, perché ci manca. E che tu ci manchi in questo paese è evidente, perché se tu ci fossi non potrebbe esistere quella con la maglietta Auschwitz, man. Perché se tu ci fossi non ci sarebbero i cori razzisti allo stadio contro quelli di colore, perché se tu ci fossi non scriverebbero sul muro il preside gay, convinti che gay è un'offesa, perché se tu ci fossi uno non voterebbe i politici che fino a un giorno prima diciamo l'opposto di quello che stanno dicendo adesso. Se ci ricordassimo tutto non potremmo mai farlo, perché se tu ci fossi, al di là che sono di destra o di sinistra, non scriverebbe mai nessuno su Facebook è buono, ce l'abbiamo 117 in meno, questi qua se la sono cercata, è bello che sono affogati, perché ci ricorderemo che se cominciamo a pensare che una vita vale meno di un'altra è la fine. Cara memoria, è ovvio che tu non ci sei, io pure che ci cominciamo a dimenticare le cose base, i principi base della fisica, della scienza, cominciamo a dire che ne so, che la terra è cazzo. È un popolo senza memoria, è come un vaso vuoto, perché se sei senza memoria sei senza opinione, e quando sei senza opinione sei facile da governare. Quindi ho capito a che servi, cara memoria, servi a ricordarci tutta la merda che c'è stata. Poi il resto è tutto naturale. Vedi, in Africa stanno cominciando a nascere gli elefanti senza le zanne, perché i bracconieri uccidono gli elefanti per prendersi i lavori dalle zanne, e la natura li ha fregati. Come allo stadio che la settimana dopo quei cori razzisti hanno fatto tutti i bu al razzismo e hanno riempito lo stadio di bambini. Come quel preside che ha detto lasciamolo scritto nel muro il preside gay, così sia monito per gli imbecilli del futuro. Perché se quel vaso vuoto di prima lo riempiamo di me, anzi, di concime, in qualche modo la natura qualche cosa ce la farà nascere. Ci manchi memoria,
non ti dimenticare di me. Roberto Lipari, come veicolare messaggi importanti facendolo in maniera anche ironica, e diventa molto molto bello, diventa anche bravissimo. Importante e di responsabilità. Tu senti un po' la responsabilità sulle spalle di alcuni messaggi che veicoli, perché sono dei messaggi importanti e tu lo sai, non credo che tu non lo sappia, perché certo. C'è la consapevolezza nei pezzi che fai di dire qualcosa di forte. La senti la responsabilità? Te la fanno sentire gli altri? Allora, premesso che io dico sempre cose che io dico sempre nascono dai mal di pancia, cioè ho voglia di dirle, allora esatto. Uso l'ironia, uso, e quindi se quella cosa voglio dirla io la custodisco, proprio la curo, anche perché so che deve essere detta al meglio. Poi in un mondo come quello del web, in cui ogni parola viene travisata, ogni se non metti la virgola al posto sbagliato ti scrivono, volevi dire? E quindi bisogna stare attentissimi, quindi la responsabilità è fondamentale, deve essere chiaro il linguaggio. Sì. Roberto, grazie. Grazie davvero Roberto, grazie soprattutto per i bei monologhi che fai. Io quando lo sentì per la prima volta sul web, lo trovai su Facebook e subito andai a scrivere e ho scritto: sei il monologhista che mancava, che stavamo aspettando dai tempi di Pino Caruso. Io... E perché io ritengo che sia davvero così. È vero, è vero che siamo qui. No, però io una cosa che ho detto a Salvo. Sì, dillo. No, perché mi hai detto, sai, c'è questa trasmissione che facciamo Giuseppe Castiglio, ho detto io non mi dimenticherò mai che Giuseppe è uno dei primi che mi ha scritto, esatto. quel commento me lo ricordo, quindi grazie. Mi fa piacere. È vero, ma grazie, non solo, grazie. Quando io ti ho scoperto attraverso altre trasmissioni, se ti ricordi, mi sono procurato il tuo numero, ti ho chiamato per dirti guarda, complimenti, bravissimo, e tu mi hai detto io sono cresciuto a pane e insieme a pane e Giuseppe Castiglia, è vero, quindi grazie. Quindi io credo che insomma, sono contento. Noi facciamo un modo di, insomma, una comicità molto diversa, però rimaniamo comunque degli addetti ai lavori. Non lui si può non comprendere la straordinarietà di un artista quando lo vedi, lo riconosci. L'ho insomma, avuto anche ospite al GDS subito. Show a Taormina ed è stato fantastico. Ciao Roberto, grazie. Salutaci Sergio Pescia. A presto, senti una voglia di musica leggerissima. Senti.